Barbara D'Urso e la Panicucci non si sopportano? La verità a Striscia. Striscia la notizia, tapiro per Barbara D'Urso e Federica Panicucci, la verità sul loro rapporto. Due tapiri nella puntata di Striscia la notizia del 24 gennaio, per Barbara D'Urso e Federica Panicucci. Quest'ultima ha festeggiato 10 anni di Mattino 5, proprio in diretta nella trasmissione. Durante il filmato mandato in onda si notano alcune immagini della D'Urso, la quale è stata la prima a condurre il programma. Facendo i ringraziamenti, la Panicucci avrebbe saltato Barbara, non nominandola. In particolare, Federica ha nominato tutti i suoi partner maschili. Secondo Staffelli, la conduttrice avrebbe dovuto citare la D'Urso. L'inviato di Striscia la notizia, ha rivelato che, forse per ripicca, Barbara non ha parlato della Panicucci, mentre festeggiava anche lei a pomeriggio 5 e 10 anni di Mattino 5. Staffelli ha così deciso di incontrare le due conduttrici per comprendere se vi è dell'attrito tra loro. L'inviato incontra subito la Panicucci, la quale rivela di non avere alcun problema con la collega, semplicemente ha scelto di ringraziare tutti i suoi partner maschili. La conduttrice ammette di non aver lavorato mai a fianco di Barbara e proprio per questo non l'ha citata durante i festeggiamenti. Federica Panicucci, con Barbara D'Urso nessun attrito. Ho ringraziato i miei partner di lavoro, dichiara la Panicucci per giustificare il suo gesto. Ma Staffelli le ribadisce che tra i suoi ringraziamenti mancava proprio il nome della regina di Canale 5, della prima conduttrice di Mattino 5. L'inviato le chiede, a questo punto, se c'è dell'attrito tra loro. Assolutamente, no. Non che è proprio attrito per niente. Anzi, lei ha parlato benissimo di me. Approfitto della telecamera di Striscia per dire che non c'è alcun attrito. Infine, la Panicucci ricorda che è stata la D'Urso la prima conduttrice, ma da 9 anni è lei a condurre il noto programma. Lei è arrivata a gennaio fino a giugno, poi sono arrivata io a settembre per 9 anni. Ma non solo, per dimostrare che tra loro non c'è alcun attrito, la Panicucci propone di diventare entrambe conduttrici di Striscia. Barbara D'Urso nega di non sopportare la Panicucci e le fa una proposta. Staffelli raggiunge il camerino di Barbara prima della messa in onda di pomeriggio 5. Stesso discorso viene fatto a lei. Ma che veramente? Io l'ho fatto per un anno e mezzo, uno si sveglia presto e si dimentica le cose. L'importante è che lo sa il pubblico. Ed ecco che la D'Urso dichiara che tra loro non c'è mai stato alcun problema. Ma che attrito. Ma no. Giuro non è vero. A me sta simpaticissimo, lo dico sempre nelle interviste. Io propongo di fare la velina con la Panicucci.